Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Giovanni. Quest'oggi in questo video volevo parlarvi di un accessorio quasi indispensabile, quasi tutti quelli che la fanno, piccoli lavoretti a casa, hanno bisogno per potersi aiutare nel momento in cui devono fare appunto, devono fare delle saldature, dei montaggi. Allora, si chiama, noi lo conosciamo come terza mano. Questo in realtà ha sei braccia ed è diciamo una base che ti permette perciò di poter ancorare gli oggetti e poter facilmente poi avere le mani libere per poter lavorare, tipo fare stagnature, incollare o chi per loro. Vediamo da cosa è composto questo kit. Vi lascio ovviamente in descrizione il link per l'acquisto da Banggood. La marca è Real Lac, è una base in alluminio con i 5-6 gommini, devo dire niente male, fatta molto molto bene. Vediamo le 6 braccia invece. Mi arriva in questa confezione tutto ovviamente ben imballato. Queste sono le sei braccia che si avvitano l'una con l'altra. Sono flessibili. E voilà. Allora, cominciamo ad assemblare. Ci sono ovviamente delle viti che servono apposta per attaccare le sei braccia alla base. Sono in plastica, ma anche una plastica abbastanza dura. Quattro. Cinque e sei. Siamo stati velocissimi. Ci sono poi cinque braccia, cinque parti delle braccia con le pinzette, i coccodrilli così chiamati, che tra l'altro sono già con la termorestringente sulle punte. Questo apposta per evitare di rovinare l'oggetto che pinzate con il coccodrillo. Allora, qui bisogna fare un po' di pressione per riuscire ad ancorarli. Anche alla peppa, alla faccia della pressione. Ok. Piano. Ok. Questa la volevo tenere per la ventolina, che vi farò vedere per ultimo. E voilà, questa invece, il sesto braccio, mi arriva con una micro ventolina, anch'essa in realtà con un coccodrillo. Vedete, col coccodrillo. Micro ventolina, comodissima perché se dovete fare delle stagnature lo collegate a una piccola porticina USB e alimenterà questa ventola che diciamo sposterà i fumi della stagnatura lontano dal vostro naso. Sarà accesa, molto molto silenziosa, si sente il flusso d'aria, ovviamente va pronto. Questo in sostanza è la terza mano, perfettamente orientabile con le varie pinzette, che vi permetterà perciò di poter organizzare il vostro lavoro nella vostra area di lavoro e di poter tenere salde delle schede, degli oggetti, mentre appunto state lavorando per poter agire a mano libera. Facciamo una prova semplicissima. È una strip LED, anzi, questo è un modulo LED di cui vi parlerò su uno dei prossimi video. Mettiamo caso che noi dobbiamo, se dovessimo lavorare su questo,
Ecco fatto, le pinzette terranno immobile l'oggetto e mi permetterà in questo caso di poter lavorare senza aver bisogno di un aiuto di un'altra mano. Devo dire, accessorio molto molto utile. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like, se non siete già iscritti iscrivetevi al canale, ovviamente porterò nel mio canale altri oggetti interessanti che acquisto perché li tengo molto utili da avere a casa. Un saluto a Giovanni, ciao!